tasse, arriva la proroga. Restauratori, vogliamo nuove norme. Camera di Commercio, contributi alle imprese. Trasportatori, dal distretto del mobile, un finanziamento per gli autotrasportatori. Al lavoro per il Salone dell'Artigianato 2010. Buongiorno, iniziamo oggi questo appuntamento informativo a cura di Confartigianato Imprese Pordenone, che si rivolge principalmente agli imprenditori e alle imprese artigiane di questo territorio, in generale alle piccole e medie imprese, con lo scopo di rappresentare una fonte di informazioni e di notizie utili. Nell'edizione di oggi parleremo di tasse, contributi e di restauro. È arrivata la proroga per il pagamento delle tasse a saldo in acconto IRPEF, IRES, IVA ed IRAP su Unico. I soggetti interessati dagli studi di settore, quindi in generale buona parte delle imprese artigiane, possono pagare le tasse entro il 6 luglio o entro il 5 agosto con la maggiorazione dello 0,4%. Sono esclusi coloro che non presentano gli studi di settore, ossia coloro che si trovino nel primo anno di attività, coloro che aderiscono o al regime dei contribuenti minimi o coloro che rientrano in una delle cause di esclusione dagli studi. La proroga dell'entrata in vigore delle nuove norme in tema di restauro offre al Ministero e al Governo l'opportunità di riflettere sulla materia, il tempo per riscrivere un provvedimento che, così come formulato, continua a generare confusione e a danneggiare le imprese. Lo sostiene Claudio Dorigo, presidente nazionale dei costruttori edili di Confartigianato Nazionale ANAEPA, nel reiterare la richiesta di riscrivere il provvedimento evidenziando i diversi ruoli, competenze e responsabilità di tutti i diversi soggetti. Dorigo rimarca la volontà di avere imprese qualificate e per farlo occorre una norma che definisca l'impresa e riconosca le sue qualifiche, una norma specifica e diversa da quella pensata per la figura del professionista progettista. Su questo, ho proseguito, chiediamo al Ministero un confronto utile a mettere a punto un regolamento riservato alle imprese esecutrici delle opere che si qualificano come imprese di restauro di beni sottoposti a tutela della sovrintendenza. 4 bandi straordinari per sostenere le aziende nella ripresa, li ha emessi la Camera di Commercio di Pordenone, hanno un valore complessivo di 615.000 euro. 350.000 euro sono stati stanziati per la concessione di contributi in conto capitale per la patrimonializzazione aziendale delle imprese della provincia di Pordenone, 150.000 euro per il rafforzamento delle competitività delle imprese, 115.000 euro vanno a sostegno dell'internazionalizzazione per il settore industria e a sostegno dell'efficienza produttiva sempre per il settore industria. Gli uffici di Confartigianato sono a disposizione delle imprese per l'assistenza necessaria nella compilazione delle domande. L'ASDI del distretto del Mobile ha prorogato al 31 dicembre 2010 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili il bando per l'assegnazione di contributi per il rinnovo dei teloni dei mezzi per autotrasporto. Il bando è rivolto a tutti i proprietari di autocarri, alle cooperative e alle società di autotrasporti con sede nella provincia di Pordenone, che potranno avere un contributo del 50% sull'acquisto del telone fino a un massimo di 1.000 euro, mentre le spese per la stampa rimangono a carico dell'ASDI. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio di Confartigianato Pordenone dedicato alla categoria. È già iniziata la raccolta delle adesioni al Salone dell'Artigianato 2010, la vetrina dell'artigianato pordenonese e non solo, allestita all'interno della fiera campionaria che si svolgerà in settembre. L'evento realizzato da Confartigianato Pordenone, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e la Camera di Commercio di Pordenone, ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere le eccellenze dell'artigianato in provincia. Il telegiornale finisce qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.